In palcoscenico c'è sempre qualcuno che vigila sulla sicurezza. Ah, prova, sì. Maxime Aksionov, Don José, prigioniero di un folle amore, un uomo che preferisce annientare Carmen e se stesso, pur di non perdere l'oggetto del proprio amore. Oggetto, appunto. Mark Doss in pochi giorni è passato dall'essere il protagonista dell'Olandese Volante a interpretare Escamillo, il torero, il macho per eccellenza. È difficile passare così velocemente da un carattere all'altro? Non troppo difficile, perché era la prima volta che ho cantato l'Olandese e ho cantato Escamillo 100 volte. E non è difficile di ricordare il carattere, è un uomo molto, molto orgoglioso, molto forte, un personaggio un po' differente, perché l'olandese è un po' sempre dentro se stesso, e Escamillo invece il contrario, sempre fuori se stesso. Allora, il contrario, non è difficile. Grazie. Alessandra Marianelli, Micaela, la fidanzatina perfetta di Don José, il contraltare della zingara Carmen. Siamo nel camerino del maestro Sado, che gentilmente ci concede qualche minuto prima della prova generale. Maestro, in three words, can you describe your Carmen? This is very difficult, but if I can say three words, passion, love, and destination. Oh, thank you. And one more thing. Yeah. Why do you like opera, or why you are a conductor? For example, we had a wonderful rehearsal, so now we are doing a general rehearsal. But a general rehearsal, or you know, 11 times we will play performance shows, and nobody knows how does it go, because you know we are not a machine. So you know, with about 100 musicians in the orchestra pit, and so many and fantastic, you know, singers on stage, lighting, costume, everything, you know, we will make together, so with everyone. So of course everyone wants to make something good, but nobody knows, you know, just I think the only musa, god of the music, knows how nice or you know result. So this is really challenging, and why I love opera. Thank you. Tra poco inizierà la prova generale di Carmen. I prossimi appuntamenti di Pillole di Passione con la danza e il Béjart Vallée-Lausanne verso fine novembre. Per oggi è tutto. Paola Giunti, Torino, Teatro Regio.